con Tuono Pettinato. Oggi parliamo di essenzialmente un fumetto che si chiama Oramai, e che è uscito in questo album che è edizioni del Consiglio Nazionale di Ricerche. Già questa forse è un po' una sorpresa, che un ente di ricerca come il CNR diciamo, si mette a fare degli album a fumetti, no? Questa è un po' una novità. E diciamo, questa cosa è appunto, cominciamo a parlare di questa iniziativa. Come siamo arrivati a fare un album di questo genere? Beh, diciamo, tutto nasce ormai 4 anni fa. Io sono appunto Roberto Altanini, sono il direttore dell'Istituto per l'applicazione del calcolo CNR, quindi sono matematico e non mi occupo di fumetti nella vita, faccio il matematico, faccio ricerca, però ci siamo incontrati con Andrea Plazzi, che è un grande esperto di fumetti, diciamo un po' a tutto campo, si occupa dalla traduzione alle edizioni, insomma è dietro a tantissime iniziative sia a Lucca sia in altre parti d'Italia. E diciamo, avevo pensato, però la grande preparazione matematica, Andrea, quindi con Andrea abbiamo cominciato, e lui ha lavorato in matematica, ha lavorato come matematico, diciamo, per occuparsi di grafica al computer, e così abbiamo pensato di fare qualcosa in cui fumetti e scienza potessero parlare. Quindi è nata questa iniziativa, Lucca Comics and Science, che inizialmente era semplicemente ci vediamo a Lucca con degli amici autori di fumetti e con qualche amico scienziato e chiacchieriamo un po'. Questo è, diciamo, l'inizio. E all'inizio, diciamo, la prima persona che abbiamo convocato è stato Tuono Pettinato, che è seduto qui alla mia destra, e con Tuono abbiamo presentato un album. Partiamo da lì, forse, no? Partiamo da Enigma. Ci abbiamo una copia di Enigma qui? Certamente. Dovrei essere qui sul tavolo. Enigma come presentalo tu. Ok, allora per arrivare a Enigma in realtà si parte prima, perché io avevo fatto nel 2009 un album, così ti consiglio di prendere anche Galileo, qualche serie, perfetto. Nel 2009 avevo fatto un libro illustrato su Galileo assieme a una mia amica di infanzia, che nel frattempo era diventata divulgatrice scientifica, scriveva i libri di matematica per le scuole, e c'era stato commissionato di illustrare a fumetti delle tavole di un percorso di una ludoteca che doveva spiegare i vari esperimenti di Galileo. Questa cosa per me è diventata talmente divertente che c'è uscito fuori un fumetto vero e proprio in cui vengono illustrati questi esperimenti. Ovviamente poi sono delle divagazioni senza senso di lui che ruba la macchina, Newton o cose di questo genere. In quell'anno Francesca Riccioni mi raccontava la storia di Alan Turing, che io non conoscevo, un personaggio estremamente di culto nel mondo della scienza, ma almeno allora abbastanza ignoto al di fuori, e mi ha raccontato questa storia che era pazzissima, sembravano una serie di film incredibili messi assieme, e di lì c'era venuta un po' l'idea di raccontare la vita di questo personaggio incredibile. Abbiamo un po' colto l'occasione nel 2012 per il centenario della nascita di Alan Turing, forti anche del fatto che circolava una notizia che Ron Howard doveva fare un film su Alan Turing con DiCaprio, poi non l'ha fatto e non ci ha lasciato, insomma, da soli con il nostro fumetto. Il fumetto poi è andato bene, è stato apprezzato dalla comunità scientifica e ha partecipato, come stavi dicendo, alla prima edizione di Comics and Science, e di lì sono rimasto in trappola di Andrea Plazzi, che mi convoca per qualsiasi cosa relativa alla scienza, tra cui questa gita in pulmino al CERN, che è la base di questo fumetto. Adesso sì, ci arriviamo, diciamo, siamo arrivati, in realtà è fatto spoiler qui, subito spoiler, bisogna, arriviamoci piano. Diciamo, partiamo dall'inizio. Noi abbiamo cominciato, e questa è un po' l'idea di questa serie di incontri. All'inizio erano solo degli incontri, cioè ci vedevamo, portavamo, magari facevamo delle giri fuori porta a Genova, siamo andati a Genova
con Leo Ortolani e abbiamo riempito la sala, siamo tornati a Lucca, abbiamo fatto venire Sedri Filarica, un matematico a Lucca, quindi diciamo i primi due anni di Comics & Sense sono stati abbastanza così, abbiamo chiamato giusto gli amici a raccolta e queste iniziative sono andate bene, devo dire. Adesso vediamo se funziona. Devo fare con la freccetta in avanti, ecco. Andato. Allora, benissimo. Questo diciamo è stato forse, questo è stato diciamo il primo approccio di Leo Ortolani con Andrea Plazzi, che come vedete è ben rappresentato in maniera molto somigliante in questa vignetta, che avvantaggiandosi della sua specialità matematica in qualche modo riesce sempre a, quando si tratta di mangiare, possiamo dire, non è mai secondo a nessuno, diciamo, sfrutta tutto, cose appunto, conoscenza dei numeri primi, cose alchemiche, qualsiasi cosa possa fare lui in ogni caso la sta lì a mangiare. E ecco qua, questo è stato, allora diciamo gli incontri ci piacevano, però volevamo in qualche modo fare di più di che è stata creare un album. Allora diciamo, questo l'album, abbiamo anche un'altra copia dell'album vecchio, e l'album è stata un'idea diciamo nata un po' così sul percorso, abbiamo detto ok, facciamo questi incontri, creiamo qualcosa che rimanga, delle storie. Questo diciamo è l'album del 2013, quello puntuale dell'album del 2014, sono diciamo molto diversi come sono diversi gli stili dei due autori, però diciamo l'idea di questa cosa è stata scherziamo sempre con gli scienziati. Secondo me forse il filo comune è che gli scienziati sono persone con cui si può giocare con la loro biografia, si può giocare con delle idee, un po' stressarle, un po' metterle in ridicolo, no? E quindi però parlandole, creando, infatti questi volumi hanno dentro dei piccoli glossari in cui certe parole un po' misteriose che vengono usate, no? In cui si parla di inflazione o appunto il tempo non esiste, cose di questo genere, abbiamo, potete andare avanti con le immagini, così vediamo qualcosa, scusate, si rende a mano praticamente, e faccio così e andiamo avanti. E poi insomma possiamo vedere un po' le storie, possiamo vedere qualche striscia, ecco, questa era quella di Mysterious. E qui per esempio diciamo l'idea era stata facciamo un po' la parodia delle vite degli scienziati, però qui possiamo andare un po' avanti direttamente per parlare di adesso funziona? Oramai, ecco qui abbiamo Tuono appunto è stato caricato sul pulmino un mattino così esattamente vestito così, no questa era dopo la cura, no? Poi è stato una mattina, è stato caricato sul pulmino da Andrea Plazzi, sequestrato con alcuni diciamo altri autori di fumetti e grafici, c'era Artipani, sicuramente Carabinieri, Mabel Morgan, insomma sono stati trascinati a CERN dove li aspettavano fasci di neutroni, no? In realtà altri degli scienziati come Marco Del Mastro e chi c'era altro? C'era sicuramente Antonella Del Rosso e poi forse altre persone. Ma tantissimi, in ogni dipartimento ce n'era uno e fremevano per raccontarci. Insomma, che è successo lì? Che è successo? Che cosa avete, insomma, che cosa avete imparato da questa esperienza? Ma intanto è stato un tour de force velocissimo, perché in una giornata abbiamo visto tutto il possibile e quindi alla fine eravamo storditi, ubriacati da questo giro. E al fine di costruire queste storie poi in realtà ci siamo anche molto relazionati in fase di produzione, per cui la cosa essenziale per me era capire in maniera semplicissima quello che dovevo raccontare, sapendo che in realtà, come dicevi, ci sono degli apparati che approfondiscono questo lato scientifico e questo liberava molto le storie, potevo diciamo divagare liberamente. Una volta che ho trovato l'appiglio che mi legava
alle cose viste a CERN l'ho utilizzato, insomma, come spunto comico della storia. Ecco, infatti qui precisiamo che abbiamo degli apparati, diciamo, esplicativi assolutamente rilevanti, cioè qui, diciamo, ci siamo, come dire, sforzati di mettere il meglio. Abbiamo Amedeo Balbi che ha raccontato appunto sul tempo, poi è il tema di questo fumetto, lo vedremo piano piano stasera, ma insomma abbiamo Del Mastro, Antonio De Rosso ci ha parlato di come funziona il CERN, e abbiamo anche un intervento abbastanza ironico di Stefano Pisani che appunto ha raccontato in maniera un po' umoristica forse anche le disavventure di ha fatto la finta intervista a Stephen Hawking, quindi diciamo in qualche modo Lercio, quindi era... sì, sul suo stile Lercio, diciamo, Lercio.it che tutti conoscete. E poi abbiamo un reportage di Robert Mori, che invece è un fumettista, che quindi in qualche modo non ha portato subito in una storia questa esperienza, ma ci ha raccontato un pochino l'impressione. Ma qual è la cosa che colpisce di più arrivando entrando dentro al CERN? Ma intanto che è proprio un mondo a parte, sembra di essere un'astronave enorme. E ovviamente poi tirando degli elementi gialli da tenere in testa e scopri che sono quelli di serie B e per i VIP sono quelli di serie A, sono degli elementi celesti, e sono tutta una serie di cose che colpiscono, anche la mensa ci ha colpito. La mensa? E che si aggiava? Era un caos coloratissimo. Ma diciamo, ecco, la cosa principale è quando uno va lì, gli sembra di stare in un racconto di fantascienza, quindi qualcosa veramente al di là della nostra esperienza, oppure si sente la tecnologia presente, si sente che stiamo nel presente? Beh, un po' entrambe le cose. Poi la maniera mia, ma vedo per certi versi anche quella di Leo, che comunque è uno scienziato, ah, è quella di comunque ha più familiarità con la scienza rispetto a me, è quello di raccontare con questa visione misteriosa tipica della fantascienza, tant'è che da Enigma in poi, che citava l'Urania, qui c'è una citazione continua di Ai confini della realtà, di un altro cortometraggio d'animazione degli anni 50 che ricostruiva questo ambiente senza tempo, metafisico. Sì. No, infatti quello che abbiamo molto apprezzato in questa, diciamo, in questa storia, che anche qui raccontiamo un po' senza spoiler, perché diciamo dobbiamo dare il gusto di leggerla e potete acquistarla qui poi uscendo, e poi forse abbiamo tempo per qualche firma forse. Certo. Però in realtà è questa idea di prendere un tema come il tema del tempo, che è un tema centrale, la matematica, la fisica, insomma, in qualche modo non era, diciamo, sembra quasi che sia un po' all'atere dell'idea del CERN, no? Diciamo, lì si fanno esperimenti, però invece in realtà tu hai colto molto bene questa cosa, che lì cercano in qualche modo di andare indietro nel tempo, no? Ecco, se qua raccontacelo un po', come l'hai capita? Allora, il tema del tempo era quello che avevo da subito proposto già sulla via di ritorno dal CERN ad Andrea. Tra l'altro la primissima presentazione che abbiamo fatto era al Festival della Scienza di Genova, che era proprio incentrato sul tempo, quindi era il tempismo era perfetto. E l'aggancio col CERN c'era appunto per questo acceleratore in cui si ricreavano le condizioni dell'universo al momento del Big Bang, quindi era un po' come un enorme viaggio indietro nel tempo. Sì, e la cosa però divertente è che tu fai, per arrivare a questo, diciamo, cerchi di fare una specie di piccola storia del tempo, partendo, diciamo, dai filosofi più antichi, no? C'è Sant'Agostino, cioè, appunto, che dice. Mi sembra di sapere cos'è il tempo, quando me lo chiedi non lo so. Esatto. No, questa è, diciamo, si fa perché non sa leggere l'orologio. Perché non sa leggere l'orologio, questo è il problema. E poi, diciamo, e poi piano piano fai un po' un excursus di vari punti di vista, no? E quello che colpisce è che tu metti dentro grandi filosofi, ma anche persone così, diciamo, viventi, contemporanee, tipo hai messo dentro Del Mastro, hai messo dentro Carlo Rovelli, no? Ecco. La cosa interessante è che Carlo Rovelli tu non lo conoscevi, hai letto il libro, no?
Ecco, che cosa ti è sembrato? Che cosa ci racconti in questo libro? Io in realtà mi ero documentato su una sua breve conferenza sul tempo, di questi TED Talks, e nel quale diceva che in fisica il tempo non esiste. E questa cosa mi sembrava che andasse molto in contrasto con l'esperienza comune, per cui se uno attende l'autobus o è in fila alle poste, il tempo esiste come, insomma. E quindi ho un po' incentrato tutta la storia su questo paradosso tra l'esperienza quotidiana e quello che dice la scienza. In realtà poi Rovelli ha apprezzato, addirittura ha taroccato una vignetta facendosi dire che ha apprezzato il fumetto. Sì, meta, sì. Meta Rovelli. Però l'ha pubblicato sulla pagina Facebook. Sì, esattamente. Ha detto, insomma, la scienza era tutta giusta, no? Di questo genere. Quindi insomma, abbiamo la storia del tempo, il tempo che è centrale, che diciamo, ricordiamo che la fisica contemporanea nasce forse proprio 100 anni fa, stiamo festeggiando in questi giorni, con la teoria della relatività ristretta. Einstein ci dice che il tempo newtoniano, il tempo diciamo assoluto, forse è un'illusione, no? In realtà ogni sistema ha il suo tempo, e poi questa cosa verrà approfondita addirittura con la relatività generale. Quindi tra l'altro, ecco, quest'anno ci sono i festeggiamenti, chissà se riusciamo a fare qualche iniziativa per tempo, qualche iniziativa per parlare di questa cosa. Però diciamo, quindi è centrale nella visione attuale della fisica e anche della matematica. Cioè la matematica, partendo da questi, ha cominciato a lavorare su nuove geometrie in cui c'era lo spazio-tempo e potevano deformarsi, quindi veramente dei filoni di ricerca molto ricchi intorno a questa rivoluzione rispetto al tempo fisso assoluto, newtoniano, kantiano, se possiamo anche dire, in cui tutto era fermo, tutto in una specie di scatola in cui tutto si muoveva, questa grande rivoluzione. E questo fumetto secondo me si apprezza un po' per la tendenza di tuono a far diventare anche i concetti profondi delle piccole scenette poetiche in cui si vengono delle battute molto, molto esatte, no? Molto precise, molto infatti, diciamo, apprezzate dagli scienziati sicuramente, ma anche dai lettori, perché ricordiamo che il tuono quest'anno, possiamo dire, anzi l'altro anno, perché nel 2014 ha vinto il premio Tranquinigi per il migliore autore unico. Quindi diciamo, il nostro Oscar italiano per il fumetto, no? Quindi diciamo è apprezzato un po' da tutti, perché non fai soltanto fumetti scientifici. Questo che cosa hai fatto in questi ultimi due anni? Mi divido tra un sacco di cose, tra le strisce umoristiche su Internazionale, su Linus, su Fumettologica, quelle settimanali, quelle mensili. Ho dei libri nuovi in lavorazione con Rizzoli, e quando non sono al tavolino sono a giro a presentare questi fumettini. E infatti poi il primo obiettivo di fare una storia sul tempo era capire come gestire meglio le tempistiche, perché sì, il fulcro dell'interesse principale mio era come non arrivare in ritardo con le consegne per i fumetti, e speravo che praticamente mi venisse spiegato dalla scienza come fare. E questo non ci siamo riusciti, diciamo, anzi come al solito queste cose si fanno tutte all'ultimo minuto. Tu sei stato veramente molto bravo, qui siamo stati noi meno bravi, il fumetto siamo insieme tipo il giorno prima di andare a Genova, era ancora fresco di stampa, quindi diciamo veramente con i giorni contati eravamo, e queste sono appunto una splendida maniera di ammazzare il tempo a leggere questo fumetto. Questa è la, vuol dire, l'autoritratto con cui Tono si presenta in tutto quanto il fumetto, vedete, cammina sconsolato in questo paesaggio un po' di Chirico. Esatto. Cioè, forse di Chirico era il tuo ispiratore qui, no? Sì, era questo cortometraggio che comunque riprendeva delle atmosfere molto. Queste ombre lunghe, no? Esatto. Incredibile, questi paesaggi così un po' fuori dal mondo. Surreali, no? E dal tempo. E dal tempo, diciamo. E però hai segnato appunto, tu in realtà hai vinto anche questo premio per delle opere come Nevermind, Corpicino, insomma, no? E allora, anche se siamo di quel tema scientifico, raccontaci in due parole di che cosa trattano. Allora, Nevermind è un po' in questo filone che adesso riprendevano una pausa delle biografie, però
ho fatto tre biografie di personaggi storici una dopo l'altra, partendo da Barry Baldi, passando a Enigma e arrivando a Nevermind, un po' cercando di approfittare di questi momenti in cui si parla di quei personaggi per dare una mia versione, di un mio ritratto di questi personaggi. Io ero un mega fan del grunge e della musica di Saturn e quindi ho cercato di raccontare Kurt Cobain uscendo un po' dall'immagine stereotipata della rockstar maledetta, del mega depresso, e l'ho fatto ripartendo dall'infanzia del personaggio. E una cosa su cui ho incentrato il fumetto è che Kurt Cobain aveva un amico immaginario con il quale lui parla da quando è bambino fino a quando lui lascia a questo Boda, questo amico immaginario, l'ultima lettera prima di uccidersi. E questa cosa, unita alle immagini, le foto che circolavano di Kurt Cobain da bambino, che era diversissimo dall'immagine trasandata che abbiamo in mente, mi ha fatto pensare a Calvin e Hobbes di Bill Watterson, che è un altro fumetto struggentissimo degli anni 90, quindi insomma anche contemporaneo più o meno a Kurt Cobain e Nirvana, e quindi ho raccontato questa storia di Kurt Cobain tramite un altro fumetto. Sì. Tra l'altro possiamo mandare magari qualche immagine a notazione di quelle che... In realtà abbiamo Enigma forse da far vedere, però... Enigma? Sì. Non lo so se abbiamo anche quelli di... Vabbè, invece appunto, quindi questa, però questa qua un pochettino mi sembra la tua, il punto di vista che metti in queste storie, no? Sì. Questa di Enigma, per esempio, anche lì scegli un personaggio come Turing di grande complessità, però lo segui appunto da bambino, no? Cioè un pochettino questa idea di andare a scegliere, diciamo, delle situazioni in cui però tracciamo un filo continuo, cioè c'è una continuità del personaggio dall'inizio alla fine, questa continuità forse chiamiamola poetica, no? Perché appunto è una persona debole, è un po' insicuro, un po', però contemporaneamente che ha delle idee, cioè un po' particolari, un po' sue, che non riesce a comunicare agli altri. Infatti gli altri lo prendono ogni volta che succede qualcosa, lo prendono per pazzo, no? Cioè lui fa una cosa che sembra normale e viene trattato male, ci rimane male, rimane a volte ferito da queste cose, però poi riparte, fa nuove cose, quindi cioè, non si fa mai vincere forse da questa sua diversità. E qui ci sono appunto degli sketch abbastanza divertenti, no? Su questa, anche qui, tu sei partito dalla biografia, quindi, che conoscevi bene, quindi hai letto il libro. In questo caso c'era Francesca che si è smassata tutto il lavoro di documentazione, e, specie per la parte scientifica. E per quella relativa un po' alle vicende umane di Alan Turing abbiamo discusso molto, perché per decidere che tipo di immagine dare di questo personaggio, appunto come dicevi è un'immagine complessa, non è semplicemente il personaggio spaurito ma anche quello che da solo riesce a elaborare delle teorie incredibili. E, il libro è strutturato per episodi più realistici, per cui si parla della sua vita al college, si parla della seconda guerra mondiale, dell'Inghilterra degli anni 50, inframmezzati da altri intermezzi in cui praticamente c'è solamente lui in un ambiente piuttosto astratto, e sono quelli che dovrebbero un po' farci entrare nella testa dello scienziato fondamentalmente. E questa struttura e anche la maniera di raccontare il suo pensiero scientifico è stato quello che un po' ci ha occupato più tempo nella lavorazione. Sì. No, diciamo, quello che trovo, intanto, diciamo, abbiamo letto di Alan Turing, ma quest'anno, diciamo, anche chi non lo sapeva prima, male, perché avrebbe dovuto leggere prima Enigma, però diciamo è uscito questo film appunto sulla sua vita, di cui non ricordo il titolo, Imitation Game. Imitation Game, che però diciamo parte da un punto di vista forse un po' diverso, no? Ossia loro danno una lettura nel film di questo grande scienziato, che è alla base
appunto non soltanto della decodificazione crittografica dei codici nazisti, ma anche e soprattutto forse l'inversione, diciamo, del computer come oggi lo pensiamo, insomma, delle idee importanti alla base dell'informatica moderna. E loro partono con, non so perché, immaginandolo come un personaggio completamente autistico, e questo mi sembra, diciamo, che non sia, secondo me non è vero, diciamo, anche leggendo la biografia, e tu in questo qua dai una lettura un po' diversa, no? Cioè lui invece è una persona che sente gli altri, ha una sensibilità abbastanza spiccata, no? Chiaramente ha un tipo di intelligenza che lo porta ad avere idee molto, diciamo, che si distaccano molto da quelli della massa, no? Quindi molto originali. Questo un po' si vede anche nel film, però in certo senso il film è proprio un film. Tu qui hai lo spazio per raccontare una storia che più, anche nel momento in cui fai la parte più immaginifica, come lui riesce a sconfiggere Enigma, no? Questi codici, dove lì, diciamo, la trasformi quasi in una battaglia di robot, no? Esatto. E quindi, insomma, lì è più fantastica, però in un certo senso non cade nella tentazione di trasformarlo in un polpettone hollywoodiano, se possiamo dire, no? No, lì di nuovo è il discorso di come mettere l'umorismo in una storia molto drammatica per evitare di fare la soap opera, fondamentalmente. E, un po' come in Nevermind, la scelta era quella di prendere qualcosa di apparentemente estraneo alla vicenda realistica di Alan Turing e farne un po' il centro della storia e del modo di raccontare quella storia. Uno spunto che ci è sembrato perfetto per raccontare in maniera surreale la storia era questa sua ossessione per Biancaneve della Disney, cosa che non appare in Imitation Game, viene trascurata. E non c'è nemmeno la mela. Sì, c'è un'allusione. Sì, c'è uno. Esatto. E nel nostro fumetto, nel momento in cui si comincia a parlare di Biancaneve della Disney, questo diventa un po' il filtro per deformare in maniera assurda, surreale, ma più tollerabile fondamentalmente queste vicende durissime. Ecco, poi diciamo un'altra cosa interessante è che non vi tirate indietro, questo secondo me anche nelle altre cose che ho fatto a livello scientifico, non vi tirate indietro quando c'è un po' di scienza, no? Cioè spesso, e questo succede spesso nei film in cui si parla di scienziati, quando si parla della scienza, a parte che si dicono a volte cose che non sono esatte, non sono vere, ma spesso insomma diventa una cosa diversa, no? Non si capisce più niente, così. Qui invece tu cerchi per esempio di spiegare cos'è la macchina di Turing, cerchi in qualche modo di dare un'immagine anche grafica di questa macchina di Turing, che sostanzialmente è corretta, spieghi un pochettino cosa ha fatto Gödel prima di Turing, quindi, cioè, diciamo, te Francesca Riccioli, chiaramente, diciamo, sei stato assistito da anche una persona che aveva una formazione scientifica, ma in questo caso è indispensabile, però non vi tirate indietro, no? Secondo te questo qua è il modo di parlare della scienza? Noi volevamo fare qualcosa che non fosse didascalico, che la scienza emergesse comunque da una storia. E sicuramente questa cosa di come raccontare l'atto scientifico di Turing è stata la cosa più difficile e ha condizionato anche il modo di lavorare, per cui dovevamo per forza essere presenti entrambi su alcune cose. Mi delegava piena libertà, su altre invece dovevamo... Fondamentalmente nel fumetto bisogna essere molto stringati rispetto al testo scritto, per cui c'era anche un lato di rendere quelle idee in maniera essenziale, comprensibile e che non banalizzasse il concetto in sé, e se possibile visualizzarlo, cioè trovare una versione visiva di questo concetto. Siamo stati il più possibile minuziosissimi. Io chiedevo conferma anche quando lui pensava delle cose algebriche a caso e chiedevo cosa fargli pensare di queste cose a caso, per cui radici quadrate, parentesi e cose così. L'unico momento in cui sono stato lasciato da solo sulle cose scientifiche, mi sono inimicato alla comunità degli astronomi perché ho messo Alfa Centauri visibile dall'Inghilterra e adesso mi cercano. Che questa è appunto la pignoleria forse di noi scienziati, che a volte appena ci si tocca il nostro
Porticello, no, ma non è vero, assolutamente, è tutta una cosa diversa. Sì, però invece, diciamo, secondo me siete stati bravi, nel senso che vi siete documentati, poi quando uno fa, diciamo, un'operazione di questo genere non può essere un rivolso, no, diciamo, deve fare dei compromessi e deve raccontare delle storie, che tutto Colossus, questa macchina che diciamo, in qualche modo ha, diremo oggi, craccato il codice crittografico dei tedeschi Enigma, è visto come una specie di sembra quasi una lotta veramente dei vecchi robot degli anni 70, no? Non so se voi avete pensato a questo, appunto, i vari mazzini. Io pensavo a Yattaman, devo dire. Sì, appunto, esatto, no, però appunto sembravano queste cose, insomma, in cui, vuol dire, questa realtà non è l'Iron Man attuale, no? Cioè non state guardando appunto il... No, esatto. È una tecnologia primitiva. Scaldabagni grossissimi. Esatto, grandi scaldabagni. Bene, quindi questo qua, diciamo, sicuramente è stato, secondo me è stato uno dei migliori esempi di fumetto, tra l'altro avete sicuramente, siete stati riconosciuti, siete in giro per tutta l'Italia, no? Ma no, sulla cosa dei robot, anche qui è lo stesso discorso della mela di H&R, cioè raccontare realisticamente quel duello a distanza sarebbe stato un duello tra una scatola e un armadio, fondamentalmente. E trasformando queste due forze in due robot enormi, da un lato c'era, cioè, un lato d'azione che un fumetto scientifico sta sempre bene per temperare, e ci dava modo di legarci anche alla riflessione che lui fa sull'intelligenza artificiale, e cosa che poi avevamo citato anche in copertina del libro, rendeva l'idea che c'eravamo fatti di lui che in vita fosse stato più amato dalle sue macchine che non dagli umani, per cui la copertina cita la prima copertina di Io Robot di Asimov, in cui c'è questo robot che tiene il suo creatore morente, che è anche la copertina di Queen, insomma. E anche la copertina, esatto. Qui c'è una specie di cortocircuito, diciamo, tra riferimenti pop e riferimenti scientifici. Allora, diciamo, adesso rimangono, insomma, 10 minuti. A me piacerebbe con tuono cercare di capire queste, diciamo, come andare avanti. Secondo te, noi abbiamo adesso questa serie di incontri, per l'anno prossimo stiamo già lavorando, devo dire, però è tutto molto segreto, quindi, diciamo, l'idea però è sempre questa, di riuscire a fare cose divertenti in cui la gente venga magari un po' ingannando le persone, cioè venite a vedere il tuono del tirato e vi trovate che c'è quasi una scienziata e vi fa parla così con le sue storie di scienza, magari non vi interesserebbe, però rimane intrappolati, no? Come noi è rimasto intrappolato tra le braccia di Plazzi, che ormai non lo molla più e lo porta in tutte queste iniziative, così, diciamo, noi cerchiamo di intrappolare proprio il lettore che secondo noi potenzialmente è un fruitore di storie di scienza, dovrebbe avvicinarsi alla scienza. Voi venite a un posto con Luca Comics, oppure questi ultimi giorni al Comic-Con. La persona che va in questo tipo di avvenimenti tipicamente è una persona con grande capacità di attenzione, è una persona che legge fumetti, non è una persona banale che lo sfoglia così, no? Di solito sa tutto di un fumetto, si ricorda più dell'autore, a volte immagina il soggetto che ti porti la prima edizione di una certa cosa da firmare, esatto. Oppure gente che appunto fa giochi di carte, giochi di appunto, tipo, io mi ricordo ancora i miei figli giocare a Magic, che secondo me è un gioco incomprensibile, che richiede un quoziente intellettivo superiore. Tra l'altro ci sono strategie di tenere dei giochi in cui, diciamo, si poteva cercare di vincere a Magic, eppure, diciamo, noi vediamo quindi questo potenziale che però ancora non è sfruttato, cioè non si parla abbastanza di scienza all'interno del mondo del fumetto, dei comics. Ecco, secondo te quale potrebbe essere una chiave per andare avanti nei prossimi anni? Beh, a parte che, insomma, stanno emergendo una serie di pubblicazioni che affrontano la scienza anche dal punto di vista dei fumetti, la chiave direi che rimane sempre la curiosità, cioè stimolare la curiosità appunto negli eventi come Comics and Science. Alla prima edizione in cui parlavamo di Enigma ti avevi fatto una spiegazione dei pattern degli animali in maniera matematica, era una cosa pazzesca, fuori di testa, e ci ho conquistato subito. Sì. Poi non so, magari le carte di Magic degli scienziati, questo potrebbe
essere. Sì. Sì, sì, tra l'altro devo dire che questa qua è una cosa incredibile, ha, diciamo, una spiegazione su Turing che ha dato luogo alla tesi di laurea su Turing. Il ragazzo adesso sta finendo la tesi magistrale, la tesi laurea triennale, tesi laurea magistrale sull'evoluzione, sto seguendo io. Quindi, diciamo, come dire, devo fare della ricerca anche per quello. Certo, fare delle carte magic degli scienziati sarebbe interessante. Questo, diciamo, i poteri che possono avere. Esatto, qualcuno deve essere potere. Però, diciamo, la cosa che secondo me, una chiave che tu hai dato e che secondo me è importante, che è questo legare l'aspetto umano all'aspetto scientifico, no? Questa potrebbe essere una chiave interessante, cioè ricordarci che dietro gli scienziati non sembra, però ci sono gli esseri umani, insomma, con le loro caratteristiche, debolezze. Nel caso di Turing era abbastanza evidente questo passaggio, no? Diciamo, dal lato umano al lato scientifico, questo travaso tra le due cose, no? Però anche per altre, diciamo, iniziative, chi sarebbero degli scienziati che piacerebbe raccontare il futuro, per esempio? Io da sempre dico che voglio fare la biografia di Darwin, perché con la matematica non posso disegnare gli animaletti, invece almeno potrei fare gli studi, gli scoiattoli, invece insomma devo fare le equazioni. Ecco, no, Darwin va benissimo, questo dovrebbe essere un'ottima cosa. Però, diciamo, certo la sua vita è complicata, però diciamo, cioè, avresti tantissimi animaletti a disegnare, questo, quindi lì saresti soddisfatto. Per tutti questi uccelli che bisogna. Ognuno diverso, il fringuello, no? Il becco un po' più lungo, il becco più distinto. Minuziosissimo, si fa delle tavole accuratissime. Però, diciamo, anche io, altri scienziati che ti hanno così affascinato in questi anni, appunto, dato che hai assistito a quasi tutti gli incontri di Comics and Science, che venivano proprio l'ultimo anno, tra cosmologia, ormai sei quasi tutto, no? Chi sono due o tre figure che ti piacciono e che ti hanno colpito? Mi avete proposto oggi Einstein e direi che c'è materiale per lavorarci. Invece chiedo a Pira se in sala. Pira, ecco, come si chiama quello che fa esplodere le cose? Wolfgang Pauli. Perfetto, lui. Che fa, cioè, dei poteri di autocombustione incontrollati. Ma veramente è un X-Men. Pensavo fosse una cosa scientifica, una. Sono andato a vedere qualcosa e questa leggenda che pare sia vera, per cui questo Pauli, dove andava, spesso esplodeva le cose. E principio di esplosione di Pauli, perché lui domandava. Il famoso effetto Pauli, Pauli era un fisico teorico, per cui ogni volta che entrava in una stanza sperimentale l'esperimento saltava. E una volta uno aveva visto che non è vera questa cosa, gli ha scritto, perché tu non c'eri. Ed è saltato l'esperimento, ma no, io stavo là perché stavo in treno e passavo in quel momento. Cioè, a quel punto è andato alla storia e l'effetto Pauli si studia, cioè, ovviamente. Cioè, non è che portava malissimo, aveva proprio questo potere di... agli esperimenti, non alla teoria, la teoria andava bene, gli esperimenti saltavano. Ecco, quindi Pauli dovrebbe essere un'altra cosa. Feynman, abbiamo già avuto un fumetto qualche anno fa, che diciamo ha avuto un grande successo. E, diciamo, tra i matematici è molto difficile mettere in scena i matematici, questo devo dire, anzi tu sei stato un nuovo Turing, che però è un matematico un po' particolare forse, perché la maggior parte dei matematici se fa la vita dietro una cosa noiosissima, nessuno se la compra, quindi diciamo, questo è perché stanno lì a fare i calcoli, non si capisce cosa stanno facendo. Villani. Quindi forse Villani è stato protagonista di una pagina di diciamo di Mysterious. È già un personaggio da fumetto lui. È già un personaggio da fumetto. D'azione è questa. E diciamo, però raccontare bene cosa fanno. Quindi tu, diciamo, Darwin potrebbe essere quindi come evoluzionista, così come biologo, diciamo, no? E invece altre scienze tipo chimica. Quello suggeritemi voi. No, perché abbiamo avuto delle lamentele, no? Alla fine dell'incontro al comico nell'altro giorno è venuto uno scienziato, un geologo, a dirmi, ma insomma voi parlate soltanto di matematica e fisica, datevi da fare a parlare pure di noi, no? Senti, invece lavorare da solo, lavorare in, diciamo, in coppia con una persona che ha una preparazione scientifica, qual è la differenza principale? Diciamo, il mio aggancio in queste storie è che appunto ci deve essere un elemento umano che mi colpisce e che ci sia qualcosa che si presta a essere visualizzato.
Poi io appunto da esterno magari colgo solo la superficie di questo personaggio e collaborare con qualcuno che ne sa tantissimo e sa selezionare le cose più rilevanti ai fini di una storia di un certo tipo mi può essere utilissimo per evitare di mettere delle gag mie inventate quando invece la realtà magari è più divertente. E, diciamo in questo senso quindi ci incoraggeresti diciamo in qualche modo però uno scambio diciamo sì, più che lasciare l'autore da solo, cioè la possibilità è uno si immerge e poi pensa, però invece avere questa specie di contatto continuo per te è stato fruttifero. Diciamo i risultati di lingua sono eccezionali, quindi diciamo è uno dei migliori a mio parere fumetti scientifici che ci sono stati non solo in Italia visto. Però diciamo ecco questo mantenere questa precisione, questa meticolosità, come dicevi te, è importante. E altri progetti che hai in corso o in futuro? Non scientifici? Tutte e due, scientifiche. Che ci vuoi dire? Darwin, Pauli a questo punto. Pauli sicuramente. Assieme, tipo una specie di mamma di X-Men, esatto. E due storie di funzione. E già in Corpicino avevo fatto una storia che non era biografica ma era di finzione, però anche lì realtà e finzione si mescolavano molto. Nel primo faccio da sceneggiatore per un fumettista bravissimo che si chiama Francesco Guarnaccia, giovanissimo, e c'è l'altro vantaggio notevole per lavorare ai libri assieme, siamo nella stessa città e quindi possiamo vederci continuamente. E sarà questa storia su un paesino di provincia noiosissimo che sta per essere colpito dalla apocalisse. L'altra mia fissa ovviamente è tutto quel mondo del funereo e del crepuscolare e quindi la prossima storia sarà una cosa ovviamente comica su l'oltretto bomba, cioè, Corpicino 2 no, c'è un titolo di lavorazione provvisorio che è Allegro con morto, vediamo se rimane questo. Vabbè, sicuramente. Senti, ma te sei appassionato di serie TV? Abbastanza. Sì, perché a me colpisce il fatto che, per esempio, in una serie come Breaking Bad la scienza sia sicuramente molto presente. C'è qualcosa di questo che colpisce, ti piacerebbe disegnare, una serie TV che ti ispirerebbe una storia disegnata? Ma sono talmente belle che entri nell'universo loro, insomma. Mi piacerebbe un sacco fare le storie in stile Coen, per esempio. Fargo è stata una folgorazione totale, True Detective, bisogna studiare tantissimo. Un'altra cosa, cosa sono i Super Amici? Super Amici è il mio collettivo di fumettisti con cui ho cominciato a fare i fumetti, e dalle autoproduzioni fino praticamente a oggi. C'è stato un momento in cui abbiamo deciso per stupire tutti di cambiare nome e ci siamo ribattezzati Fratelli del Cielo, adottando un logo molto più complicato e autolesionista di quello di prima. E niente, un po' la mia famiglia di fumetti. E quanti siete in realtà? C'è Ratiger che ha appena vinto il premio come miglior libro con un'autoproduzione a Napoli Comic Con. C'è Michael e Mirko che fa gli scarabocchi online, che sono tra le cose più divertenti e malvagie mai viste. C'è quel signore esperto di Pauli al tavolo, dottor Pira, e c'è Lorenz, anche adesso si è distaccato con i Fratelli del Cielo, ma oralmente è sempre con noi. Sempre un super amico del cielo. Esatto. Possiamo mettere in questa categoria. Va bene, sentite, abbiamo il tempo per qualche domanda del pubblico. Se volete chiedere qualcosa al nostro autore scientifico preferito, è il momento. Curiosità? Io? Davide, non ho ci fa la tesi questa roba? Come sta?